Benissimo, riprendiamo con la puntata numero 29 sugli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, come e perché sono pagati negli interventi edilizi e qualche consiglio per spendere qualcosina meno. Carlo Pagliai al microfono e cominciamo subito questa puntata, via con la sigla! Compravendita conforme, il podcast sugli immobili conformi prodotto da Carlo Pagliai. Quante volte ti è capitato nell'effettuare certi interventi edilizi, ristrutturazioni, nuove costruzioni, ma comunque interventi di un certo tipo e di una certa entità, a dover pagare delle somme al comune, in genere chiamate oneri, ma bisogna essere anche qui molto precisi, vale a dire si paga il contributo di costruzione, che è formato da due parti, quella sugli oneri di urbanizzazione e quella sul costo di costruzione. Sono due voci simili ma non uguali, sono diverse perché hanno natura e incidenza su aspetti diversi. È anche chiamato tutto insieme il contributo concessorio ed è stato introdotto con la legge 10/1977, la famosa Bucalossi, e poi è stato ripreso e travasato nel testo unico per l'edilizia. Se posso essere preciso, dovrei dire che questo è una somma da pagare che trae le proprie origini e i primi passi, in teoria, dal decreto che ha istituito gli standard urbanistici. Stiamo parlando cioè di tutte quelle parti che compongono la città pubblica, la città collettiva, cioè la parte dell'urbanizzazione primaria e secondaria. Gli oneri di urbanizzazione sono stati appunto introdotti per far partecipare il cittadino, il costruttore, agli interventi che comportano l'aumento del carico urbanistico nei confronti del territorio e della città e soprattutto sull'aumento della necessità dei servizi e dell'urbanizzazione stessa. Il concetto è molto semplice. Se col decreto 1444 del 68 sono stati istituiti gli standard minimi urbanistici da realizzare quando vengano fatti interventi edilizi rilevanti e interventi edilizi che comunque incidono sul carico urbanistico e sul carico insediativo, il privato cittadino e il costruttore devono compartecipare. Ed ecco perché gli oneri di urbanizzazione sono parametrati al beneficio tratto da appunto l'intervento e dall'esistenza delle opere di urbanizzazione. L'obiettivo è quello di ridistribuire i costi sociali dell'aggravamento del carico urbanistico nei confronti di coloro che ne beneficiano. Ed ecco perché il pagamento degli oneri di urbanizzazione non è una imposta a scopo comunale, non è una tassa. Non è assolutamente vero, sono somme che il comune deve incamerare per riutilizzare, per completare le urbanizzazioni o per realizzarle. Esiste sempre la possibilità per il privato, con le dovute garanzie, di effettuare lui stesso le urbanizzazioni necessarie e concordate con convenzione o con i progetti edilizi convenzionati. E ripeto ancora una volta, con le opportune garanzie, quando si fa questo tipo di operazioni spesso vengono richieste addirittura le fideiussioni, giustamente aggiungo. Mentre per quanto riguarda il contributo sul costo di costruzione, invece questo non è una somma che viene versata per certi fini di urbanizzazione, come invece lo sono gli oneri. Il contributo sul costo di costruzione, appunto, si configura come una compartecipazione comunale all'incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore o del privato cittadino. Se stai pensando che praticamente è un prelievo parafiscale, qui sì, hai perfettamente ragione, perché quella norma è stata fatta in un periodo in cui le politiche della casa e dell'immobiliare erano molto ma molto incidenti come in termini di prelievo fiscale. Pensiamo che nel 78 ad esempio fu istituito l'ecocanone, quindi fu compresso molto il diritto della libera contrattazione nel settore immobiliare e delle locazioni, quindi non c'è da stupirsi di una norma emanata in questo senso. In genere questi due contributi che insieme mettiamo sotto il nome di oneri sono legati col doppio filo e soprattutto sono parametrizzati, sono funzione del carico urbanistico e soprattutto dell'aumento del carico urbanistico provocato quindi dalla necessità di adeguare, realizzare e incrementare gli standard urbanistici. Quando si pagano questi tipi di oneri, cioè quando si pagano gli oneri di urbanizzazione e o contributo di costruzione? Abbiamo una normativa nazionale che è quel testo unico per l'edilizia, decreto presidenziale 380 del 2001, ma in questo senso attenzione, le regioni e soprattutto gli strumenti urbanistici comunali possono intervenire e aggiungere ulteriori definizioni, definire tabelle parametriche degli importi e anche le modalità e le categorie di intervento per cui sono necessarie. Un esempio pratico: quando c'è il cambio di destinazione d'uso con o senza opere, e lì molte regioni hanno ciascuna deciso di approvare norme specifiche. E ripeto, in questi termini anche i comuni hanno un certo potere di regolamentare e specificare questi aspetti. Quando si pagano allora questi oneri concessori, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione? Si
pagano in base a specifiche casistiche. Ora io do una serie di casistiche generali, perché poi bisogna sempre guardare caso per caso, perché prima del testo unico era molto più semplice. Con l'arrivo del testo unico del 2001 e col nuovo regime di legislazione concorrente delle regioni, le cose sono cambiate un pochettino, per cui non c'è da stupirsi se anche nella stessa regione vedrete regimi a macchia di leopardo diverse anche da comune a comune. E questo ve lo confermo perché ai comuni è stata data ampia potestà di definire questi dettagli, proprio perché sono comuni stessi che devono quantificare i costi effettivi delle urbanizzazioni compiute in quel territorio. L'urbanizzazione primaria, che so, fare una strada a Milano, non può avere le stesse difficoltà tecniche ed esecutive che ci sono magari in un comune di dimensioni più piccole dall'altra parte dell'Italia. Ecco perché cambiano i valori e gli importi degli oneri di urbanizzazione. Tanto facciamo una piccolissima carrellata: se l'intervento rientra nel permesso di costruire e comporta anche l'aumento del carico urbanistico, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sono dovuti sempre, ovviamente, in funzione parametrica di esso, cioè se l'intervento comporta o incide sul carico urbanistico. Per quanto riguarda la scia, non è possibile definire una regola generale al momento, ripeto, perché in urbanistica ogni giorno è buono per veder scompaginare completamente la normativa. Non è uno scherzo, soprattutto se avete la fortuna di lavorare in regioni diverse. Comunque, la risposta è probabilmente molte regioni hanno provveduto a fare normative in cui anche gli interventi edilizi soggetti a scia, se comportano aumento del carico urbanistico e quindi in termini di volume e o anche di superfici, in base ai casi, possono essere assoggettati al pagamento sia degli oneri di urbanizzazione sia al costo di costruzione. Si paga entrambe le voci. Poi magari possono esserci interventi, e questo vale anche per il permesso di costruire, oltre che per la scia, che non comportano aumento di volume ma che comportano aumento della sola superficie. Pensiamo ad esempio alla realizzazione di un bel soppalco di elevate dimensioni. Si rimane all'interno dello stesso volume, pensiamo a un capannone industriale, viene creato un soppalco indipendente, aumenta effettivamente la superficie calpestabile, rimanendo confinate nella stessa sagoma e nello stesso volume. Un altro caso potrebbe essere per gli interventi che ricadano nella scila. Ad esempio potrebbero essere quelli col cosiddetto frazionamento leggero, cioè rientranti nella manutenzione straordinaria leggera, in cui l'intervento consiste nella semplice chiusura di una porta che rendeva comunicanti due parti dello stesso appartamento e che vengano frazionate in due parti indipendenti e autonome. Anche in quel caso, nonostante che molti pensano che non ci sia un incremento del carico urbanistico, in quel caso invece il Consiglio di Stato ha confermato più volte che comunque comporta aumento del carico urbanistico. Spetta al comune l'ultima parola col proprio regolamento di decidere se assoggettare o meno al pagamento degli oneri in base all'incidenza o meno sugli oneri d'urbanizzazione. L'unico dettaglio che si può specificare, e anche qui attenzione alle norme regionali e ripeto sempre agli strumenti urbanistici, è che gli interventi rientranti in CILA, quindi il frazionamento leggero di un immobile, che so, un appartamento, soltanto per questa particolare categoria si paga soltanto gli oneri d'urbanizzazione ma non anche il costo di costruzione. Poco fa ho rammentato le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, cosa sono e perché sono definiti. Si tratta di una serie di opere e servizi che vanno a beneficiare la collettività, la cosiddetta città pubblica, la parte pubblica di un insediamento e del territorio. Facciamo un breve esempio, che ovviamente è soltanto una parte, ma che è molto utile per capire di cosa stiamo parlando. Ad esempio le strade a servizio degli insediamenti, gli spazi per sosta e parcheggi, i sistemi fognari a discarico delle acque reflue, la rete idrica, cioè l'acquedotto, la rete per l'erogazione dell'energia elettrica per utenze domestiche e industriali, le infrastrutture come distribuzione del gas metano, rete telefonica, pubblica illuminazione, gli spazi di verde attrezzato, cioè il verde pubblico, anche il cablaggio con le fibre ottiche, per esempio. Mentre le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle utili in maniera indiretta alla collettività rispetto all'intervento edilizio vero e proprio. Quindi sono servizi, infrastrutture e opere che vengano utilizzate comunque dagli abitanti che andranno a insediarsi a seguito di quell'intervento. Ecco perché si pagano gli oneri anche per piccoli interventi, come apparentemente potrebbe essere il semplice frazionamento di un appartamento, un ampliamento, una sopraelevazione o un cambio di destinazione d'uso, perché virtualmente, e neanche tanto virtualmente ma in maniera poi effettiva, in quel luogo, in quella zona, in quell'edificio cambia l'utenza. Non importa che non aumenti, il semplice cambiamento dell'utenza comporta cambiamento dei comportamenti, delle esigenze, e quindi cambiano appunto le opere, infrastrutture e gli edifici collettivi necessari per rispondere e soddisfare questi
queste esigenze. Opere di urbanizzazione secondaria sono ad esempio gli asili nido, le scuole materne, le scuole dell'obbligo, i mercati di quartiere, gli spazi pubblici e gli edifici pubblici, chiese ed edifici religiosi, impianti sportivi, centri sociali, le attrezzature culturali e sanitarie e tante altre. Capisci adesso il motivo per cui si devono pagare gli oneri di urbanizzazione? Perché questo tipo di contributi è un corrispettivo che è posto a carico del concessionario, cioè di colui che ottiene il permesso di costruire per fare un'opera e soprattutto per farlo partecipare in maniera attiva a realizzare o ai costi dell'urbanizzazione primaria e secondaria, in maniera ovviamente proporzionale ai benefici che lui ne trae, sia per la nuova costruzione o per altri tipi di interventi di trasformazione urbanistica, e questo a prescindere dall'utilizzo concreto che il privato cittadino e costruttore può conseguire dal permesso, dal titolo edilizio, e a prescindere anche dalle spese effettivamente pagate per realizzare l'opera. Ed ecco perché voglio sfatare un altro mito: non si può ragionare solo di aumento del carico urbanistico, ma di variazione del carico urbanistico. La semplice variazione, quindi anche il cambiamento di incidenza, comporta variazione delle esigenze. Per questo sto dicendo che non c'è solo il parametro dell'aumento del carico, ma della variazione del carico. Molto spesso professionisti sono portati a ragionare come se ci fosse una specie di classifica fra carichi urbanistici, e quindi passaggio da una categoria all'altra, anche col solo cambio di destinazione d'uso, può comportare o meno l'obbligo di pagare gli oneri. Ecco, questa è una cosa un po' sbagliata, ed ecco perché regione e soprattutto comuni hanno il potere di intervenire e regolamentare. Conosco alcuni comuni in Toscana, ad esempio, in cui certi tipi di opere, certi tipi di passaggio di destinazione d'uso, con o senza opere, siano addirittura esentati e esonerati dagli oneri. Voglio dire, non esiste un regime differenziale degli oneri to cure così automatico, se no ci aveva già pensato il legislatore, aveva già fatto la sua bella scaletta dicendo il passaggio in salita delle categorie è soggetto a oneri, tutto il resto no. Era molto semplice, eravamo contenti tutti, e non lo può fare perché appunto ogni città è completamente diversa dall'altra, i contesti sono completamente diversi, i costi sono completamente diversi. Fare un chilometro di strada comunale non può, a Milano non può costare quanto a, che so, a Palermo. Ecco perché non si può ragionare un tanto al chilo, quando invece da una parte ci piacerebbe. Naturalmente esistono una serie di ipotesi e di casi in cui sono esonerate certi interventi dal pagamento del contributo generale, o addirittura quando hanno diritto a una certa riduzione, ma di questo ne parleremo in un'altra puntata, perché è molto complesso da trattare. Molto spesso mi viene chiesto anche sul blog www.studiotecnicopagliai.it quando si devono pagare gli oneri, come casi concreti, con esempi specifici, ed ecco che allora, in maniera veramente semplificata, vorrei rispondere che le nuove costruzioni ovviamente sono soggette al contributo concessorio, quindi si pagano sia gli oneri che il costo di costruzione. Lo stesso per ampliamenti, sopraelevazioni o comunque per interventi di sostituzione edilizia. Sto parlando di quelle ristrutturazioni edilizie che comportano la demolizione completa o anche parziale del fabbricato, con sagome e volumetrie diverse dal precedente. Con ogni probabilità il cambio di destinazione d'uso, con o senza opere, può comportare il pagamento sia degli oneri sia del costo di costruzione, però ripeto, qui l'ultima parola spetta alle regioni in primo luogo e ai comuni come ultima parola. Ecco perché comunque sia si deve prendere un professionista tecnico abilitato anche per valutare e quantificare l'entità degli oneri da pagare. Altra cosa, gli oneri di urbanizzazione si pagano tutti insieme all'inizio della pratica, oppure possono essere rateizzati secondo rate semestrali, e anche qui comunque sia deve esserci la garanzia del pagamento. Il comune chiede in alternativa: sì sì, io te la rateizzo, ma te mi dai una fideiussione, perché giustamente il comune vuole evitare che qualcuno intanto prenda il beneficio di costruire, accede al proprio diritto edificatorio, incide sugli standard urbanistici, però poi non paga gli oneri e il comune si trova, come si dice, beco e bastonato. Ecco perché nel momento in cui si va a rateizzare il comune chiede le dovute garanzie, e anche quando si rateizza ci sono delle maggiorazioni in base al periodo di rateizzazione e alla modalità. Quindi occorrerà valutare caso per caso se convenga ricorrere alla fideiussione, anche se la fideiussione costicchia, non è che sia proprio un costo da trascurare, oppure saldare direttamente. Un caso particolare di esenzione che comunque voglio anticipare è quella delle attività agricole, cioè tutti gli interventi che sono finalizzati a immobili e a fondi dedicati alla conduzione dell'attività agricola, e qui sto parlando di imprese agricole, di aziende agricole, esse sono completamente esonerate dal pagamento degli oneri. È un principio che è stato istituito già con la legge 10 del 77, la Buhalossi, che è stato ripreso nel testo unico per cercare di riservare un trattamento speciale a questo tipo di attività. Molti sapranno che le attività agricole godono di un particolare privilegiato regime fiscale che li esenta da molti tipi di contributi, di imposte e appunto anche quello degli oneri d'urbanizzazione.
urbanizzazione. Chiaramente poi il problema si pone quando magari questo tipo di immobili verrà trasformato da agricolo rurale in qualcos'altro, che so, abitazione civile. Gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione si pagano anche non solo su interventi massicci, come ho detto prima, cioè gli interventi che hanno incidenza da questo punto di vista, cioè quelli soggetti a permesso di costruire, ovviamente, ma anche quelli soggetti a scia ordinaria e in alcuni casi anche quelli soggetti a CILA, ma si pagano anche per le sanatorie edilizie, cioè quelle procedure che servono per regolarizzare gli immobili con la cosiddetta procedura di accertamento di conformità prevista ovviamente dal testo unico. Gli oneri in molti casi si pagano anche per le pratiche di condono edilizio, a meno che l'oggetto dell'abuso non sia stato compiuto in epoca anteriore al 1 settembre 67, cioè all'entrata in vigore della legge Ponte, mentre per il periodo che va dalla legge Ponte alla legge Buchalossi, cioè dal 67, 1 settembre 67, all'entrata in vigore di gennaio 1977, in quel caso alle regioni spettava la possibilità di applicare o meno gli oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione anche alle pratiche di condono. Ora, ovviamente, non mi risulta che ci sia una regione che abbia esentato, piuttosto le regioni hanno preferito incamerare la pecunia. Ecco, un consiglio molto importante, qui lo dico non tanto ai professionisti, che sono sicuro che da brave persone diligenti facciano già in questo modo, mi rivolgo a committenti e sempre alla signora Marcella. Gli oneri non si pagano in contanti, non si mettano soldi in mano ai professionisti e alle imprese, piuttosto si pagano alle tesorerie comunali o addirittura online. Non mi risulta che in Toscana, nei comuni dove ho operato finora, non sia prevista la possibilità di pagare online. Ora, spesso si tratta anche di importi considerevoli, 5, 10 o 20 mila euro a seconda dei tipi di intervento, anche cifre maggiori, non è che sia proprio robeta. E a maggior ragione si può saldare gli oneri con semplici bonifici bancari, perché ora tutti i comuni hanno il buon conto corrente bancario e siccome mi è arrivato all'orecchio purtroppo la voce che ci sono stati casi in cui il committente aveva in buona fede versato somme cospicue al professionista, ma che il professionista ovviamente se le sia intascato e l'abbia fatte sparire. Un po' come quando sentite la notizia che il commercialista è scappato con l'IVA e contributi mai pagati, risultati poi mai pagati da parte della propria mega azienda sua cliente. Questo è un consiglio da seguire anche per praticità. Se poi fai interventi di ristrutturazione che godono delle agevolazioni fiscali, le detrazioni fiscali, ad esempio quelle del 50% o quelle del 65% e sisma bonus a seconda dei casi, se aventi diritto, anche gli oneri di urbanizzazione e i contributi sui costi di costruzione possono essere portati in detrazione, perché appunto sono una voce di costo che partecipano all'intervento edilizio. Aggiungo, se mi permettete, una piccola opinione in fondo. A mio avviso gli oneri di urbanizzazione magari andrebbero riformati come disciplina, andrebbero ottimizzati, ecco questo è il termine giusto, andrebbero calibrati e soprattutto chiarita la disciplina, dando alcuni indirizzi anche a livello regionale. Non mi trovo molto d'accordo sul contributo del costo di costruzione, che appunto è un costo paratributario che mi va a incidere sul valore aggiunto che deriva dall'intervento edilizio. Ecco, secondo me questa è una cosa che andrebbe abrogata. Ai giorni nostri francamente non c'è motivo e giustificazione per un tipo di prelievo come questo, posto che il prelievo fiscale immobiliare già mi sembra abbastanza pesante da questo punto di vista. Ecco, questa era un'opinione a chiusura di questa puntata. Nelle prossime puntate tornerò sull'argomento, parlando soprattutto dei casi in cui è esonerata o ridotta la voce del contributo di costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione. Potrai ascoltarli sulle migliori app come Spotify, Spreaker, iTunes e in tutte le migliori app di podcast a disposizione sul tuo smartphone. Puoi seguirmi comunque sul canale YouTube cercando Carlo Pagliai o direttamente sul mio blog, che vedrai nel link riportato qua sotto. Se ti è piaciuto puoi mettere un like e poi comunque commentare questo contenuto e ci diamo appuntamento alle prossime puntate. Un saluto da Carlo Pagliai.